Oggi ci avete chiamato per segnalare un disagio che vive questa, che vivono gli abitanti di questa cooperativa La Bussola, 36 famiglie che rischiano da un momento all'altro di restare intrappolate perché non hanno la via d'accesso a una strada pubblica. Noi ci siamo costituiti, la nostra cooperativa è stata una delle prime cooperative edile più di 30 anni fa. Allora, quando ci siamo insediati in questo spazio, il piano regolatore prevedeva una strada che potesse congiungere, unire la nostra cooperativa con la via Sandro Pertini, prevista dal piano regolatore, e abbiamo pagato le opere di urbanizzazione. Nel tempo i sindaci, gli amministratori che si sono succeduti al comune se ne sono fregati. Oggi ci ritroviamo non più con questa strada di collegamento con la via Sandro Pertini, va bene, ma l'accesso nostro è in un viottolo precario. Tra l'altro questo viottolo è di proprietà dei privati. Io mi chiedo, il momento in cui... Se questi da un momento all'altro decidono di chiudere questo viottolo, voi siete intrappolati, benissimo, non avete come uscire, ecco, con le macchine. Il momento in cui i proprietari di questo viottolo decidono di chiuderlo, noi non possiamo né entrare né uscire nella nostra cooperativa. Vi siete ostaggio, diciamo, del fatto che non c'è una strada, una via d'uscita, insomma. E qui parliamo di 36 famiglie, 36 alloggi. 36 alloggi. Abbiamo chiesto lumi al comune di queste porcherie che si sono perpetrate nel tempo. Ed è chi chiede un po' la situazione di questa strada che c'era una volta e oggi non c'è più. Noi andiamo a cozzare contro un muro di gomma. Gli amministratori dicono che non sanno niente o sanno qualche cosa dicendo che voi l'avrete la via d'accesso da questo viottolo che utilizzate in questo momento. Ma siamo veramente nelle mani di nessuno. Stiamo discutendo di un problema gravissimo che riguarda 36 famiglie. Io mi chiedo agli amministratori, noi pretendiamo una risposta seria. L'avremo o no nel tempo una strada nostra? Ecco, però perché il problema si verifica adesso? Il comune dice, loro adesso insomma ci stanno pensando dopo 30 anni perché l'area adiacente è stata venduta essendo dei privati, sorgerà un grosso supermercato e adesso insomma loro si stanno muovendo, ma da 30 anni utilizzano quella strada. E così sono andate così le cose o c'è qualcosa di diverso? Negli anni vi siete interessati per aprire questa strada prima che venisse venduta l'area adiacente ad un imprenditore per un supermercato? Ogni amministratore che si è succeduto abbiamo chiesto noi di rivedere un po' questa via d'accesso, questa strada d'accesso, però non abbiamo avuto mai delle risposte. I soci di questa cooperativa se ne sono fregati, per dirla in termini molto. Oggi siamo venuti a conoscenza un po' di questa situazione, perché questo spazio dove dovrebbe sorgere la nostra strada di accesso, di collegamento, questo spazio è stato venduto all'Eurospin. L'Eurospin quanto prima costruirà dei capannoni, va bene, e noi saremo tagliati fuori dalla... Io mi chiedo, 36 famiglie, nel momento in cui costruirà l'Eurospin questi capannoni, chiudono questo viottolo d'accesso ai proprietari, che cosa facciamo noi? Noi la nostra strada d'accesso quale sarà? Ecco, questo io chiedo, e gli amministratori hanno l'obbligo morale di darci una risposta, altrimenti noi seguiamo la nostra strada, andremo a far conoscere questa situazione alla Procura della Repubblica. Ma avete pensato anche a rivolgervi a un avvocato, insomma, o legale? Io ho consultato un mio avvocato, un amico personale, l'avvocato Paolo Ingrao, il quale mi ha detto, io qua non so come mettere le mani, perché al comune
al comune non, nessuno mi sa dare una risposta concreta su questa situazione. Però purtroppo la verità è una, che in questo momento voi siete senza accesso alla vostra cooperativa e siamo in attesa di conoscere ulteriori sviluppi, altrimenti ci rivolgeremo alle autorità giudiziarie. È vergognoso quello che sta succedendo, è vergognoso. Noi parliamo di 36 famiglie che siamo in questo momento intrappolati, intrappolati, e abbiamo pagato, ripeto, le opere di urbanizzazione per fare le strade, le fogne. E allora mi chiedo, quale sarà la nostra situazione domani?